essere benvenuti a Termini Campano della Muscocatto 2018, ospiti della Stagia Salvaggio Nuova Napoli. Questa sera sono dunque le ragazze della Pimpi 63 Lady Battipaglia, a cui diamo un caloroso benvenuto. La formazione è allenata da Vincenzo Pettitio, scende nel campo con questa squadra, con il numero 4 Orazio, con il numero 5 Titti Sola, con il numero 6 Cremona, con il numero 7 Mietic, con il numero 8 Sasso, con il numero 9 Tripoli, con il numero 10 Policari, con il numero 14 Pisani, con il numero 15 Bella, con il numero 20 Macchera, con il numero 22 Andrei e con il numero 32 Davis. Per la Stagia Salvaggio Nuova Napoli, thank you.
saluti, vai, vai con i saluti. Dimmi, vai. Allora, sempre stato prossimo, alle prossime pagliate. Ok, vai. Gentili amiche, cari amici, alla visione e all'ascolto sulle frequenze di legabasketfemminile.it in diretta streaming e in diretta differita su canale 8 e CN13. Vi giungo il più cordiale saluto e l'augurio di buon anno, anche se in posticipo, da Davide Uccella. Un augurio di buon basket per tutta la Napoli cestistica e soprattutto per tutta la Campania cestistica, giacché questa sera è la vetrina del miglior basket campano, non solo in rosa. Napoli contro Battipaglia, un derby denso di significati, la sfida valida per la quinta giornata del girone di ritorno della stagione regolare. Si affrontano subito Olbis André e Kelsey Bon, la neo arrivata tra le ragazze di coach Nino Molino, dopo la partenza improvvisa di Stefani Dolson, e subito si prospetta il confronto fra le due torri di serata. Ed ecco l'uscita di Jory Davis, nemico pubblico numero uno, non a caso a marcarle Sabrina Cinili. Si è provato a impostare subito il pick and roll, prima situazione offensiva per la Treo, fanfanalino di coda della Serie A a meno 6 dalla quota salvezza diretta. E subito attenta, lesta la difesa della Dike sull'accoppiamento con Sabrina Cinili a impostare. Napoli che ha rischiato l'impresa schio, e proprio per mano di questa signora che piazza immediatamente la tripla. Piedi a posto, Jackie Gemelos decisamente scatenata, anche perché è diventata la miglior tiratrice da tre del campionato. Un palacaravita di Cercola raramente gremito in questi termini, trattandosi di un derby. Ecco intanto le movenze di Olbis André, molto molto brava la giocatrice classe 98, che non a caso con tanti numeri e tanta sostanza sta dimostrando i miglioramenti di una grande scuola qual è quella della PB63 Lady, la polisportiva battipagliese. Botta e risposta 8:55, ed ecco che il Sibon su un possibile pick and pop, ma eccola la giocatrice di Houston a portare il blocco per Chiara Pastore. Possibilità di pick and roll, molto molto brava a intuire il taglio dal lato debole di Jackie Gemelos, che lotta al rimbalzo e va a prendersi il fallo. Davvero vola sulle ali dell'entusiasmo Jackie Gemelos, che con Gillian Hermon forma un tandem di livello assoluto, però ha rimediato una brutta botta a Kelsey Bon e si è accomodata, non accasciata per fortuna. Un momento di
un momento per riprendersi, confortata dal capitano, da Chiara Pastore. Ed ecco intanto Jackie che si accomoda in lunetta con il suo consueto movimento e va a piazzare anche il primo libero di serata. Assolutamente scatenata Jackie, sesta marcatrice della Serie A, tredicesima tiratrice da due, ma anche terza assist woman con 4.2. Intanto la Bond viene subito rilevata da Nene Diene, evidentemente servirà qualcosina in più per rivederla in campo a breve, a brevissimo, ne siamo certi. Altra gradita presenza questa sera a bordo parquet, quella di Pepo Gonzalez, che dopo aver rimediato un bruttissimo infortunio in estate con la nazionale argentina, intanto sbaglia il secondo libero. Jackie Gemelos provava ad avventarsi, ma molto presente Lea Miletic che consegna per Jory Davis. Altro gioco a due con la Miletic a sbagliare, molto pronta la Landre a raccogliere il rimbalzo e consegnare nelle mani di Stefania Trimboli il suo palleggio contro Sabrina Cinili. Ed ecco la difesa a zona da parte della Dighe, difesa a zona che non viene attaccata al meglio da Battipaglia, tant'è che Lea Miletic, la giocatrice croata classe 95, va a commettere una marchiana infrazione di passi, 8-19, partita che non ha ritmi elevatissimi ma certamente un alto tasso di fisicità. E naturalmente nel nostro novero di saluti con cui apriamo abitualmente le nostre telecronache, intanto si è formata una leggera condensa sul parquet di Cercola. Salutiamo il neo presidente dei Talitacum, che sempre accompagnano le ragazze in orange, Francesco Cecere, e ovviamente padre Cosimo Pagliara, il priore del santuario di Campiglione di Caivano, che sono grandi amici, grandi tifosi, grandi appassionati. E intanto qualche secondo in più per ridare piena agibilità al parquet in una domenica dove peraltro in Serie A2 maschile la formazione di coach Maurizio Bartocci non ha potuto neanche disputare la sua gara di stagione regolare contro Legnano. Insomma, un po' la metafora questo frangente a cui stiamo assistendo, a cui voi state assistendo insieme a noi, che riflette anche un po' la situazione impiantistica in città, con la Dighe condannata a giocare qui nonostante il grande entusiasmo dei tifosi, ma non ha la possibilità ancora oggi, per il momento, dopo tanti mesi, di ritrovare la palestra B di Via Argine Nord di Ponticelli, la casa abituale. Intanto con tanta lena, tra mille sforzi, probabilmente si riesce a riprendere, anche perché soprattutto nei derby è tutta questione di inerzia, uscire bene dai blocchi, questo è quello che conta. Da una parte e dall'altra il palleggio di Chiara Pastore, sul lato azione un po' ferma, in punta Gillian Hermon, quindi va in angolo da Jackie Gemelo, uscita della Cinili, Gillian Hermon deve buttarsi dentro nel traffico, lo fa la grandissima Gillian Hermon, va a depositare i primi due punti della sua partita. La campionessa neozelandese c'è, e come se c'è, il palleggio intanto di Stefania Trimboli lontano dal punta per Jory Davis, che attende il blocco dell'André, ipotesi di pick and roll, molto presente Sabrina Cinili, ma la Davis con la sua mano delicatissima, eccellente, va a piazzare, lei che viene da 2 su 12 da 3 nelle ultime 4, certo non il momento migliore, lo si è visto in occasione dei match contro Torino e con Broni, tanto al lato debole, eccellente la visione di gioco di Gillian Hermon e la complicità di Sabrina Cinili, davvero un gran bel basket in questo avvio di derby tra Dighe e Treofan, uscita in ricezione per la Miletic, altra uscita in questo caso per Marida Orazzo, ex di turno, raddoppiata finalmente l'Andrea, attenzione in difesa, ma la Orazzo scatenata da tre va lunga e intanto rieccola Jackie Gemelos, anche lei da tre, bella mitraglia, è una serial killer, lo sappiamo tutti, e sono già 7 per Jackie Gemelos. Ora Napoli inizia ad allungare, 10-4, 6-51, grande momento per la Sacces Mapei Givova, che accetta tutti i cambi difensivi, non ha paura, non teme, tanto altro pick and roll con l'André, e l'André ancora a sbagliare, questo è il movimento chiave in attacco per Battipaglia, da cui trae maggiore linfa. Ora in transizione si cerca di fare la differenza e ci riesce come Sabrina Cinili, lei che è specialista in difesa, nella marcatura, però in questo momento si sta segnalando, si sta distinguendo soprattutto nello scoring, soprattutto in fase offensiva, nel creare le spaziature e nel segnare. Intanto si torna a giocare, 6-30, e proprio Sabrina Cinili in palleggio, dai e vai con Gillian Hermon che si incunea alla grandissima. Per il momento KO per superiorità tecnica in favore di Napoli, già più 8, 6-18 da giocare per la Sacces Mapei Givova e per la Treofan in questo quarto d'apertura
del secondo derby stagionale con Jory Davis che affronta Gillian Hermon, ed ecco le due migliori marcatrici del campionato che si sfidano, e alla meglio l'ex San Martino di Lupari. Ripeto, stiamo parlando di due giocatrici che insieme fatturano un qualcosa come 37 punti e mezzo a partita, davvero delle macchine da punti, abituate a segnare. Adesso Battipaglia prova a giocare un po' la carta della pressione difensiva per confondere un po' le idee, per rallentare i ritmi. Più 6 per Napoli che ha doppiato, ancora Nene Diene in campo, bella la circolazione per linee esterne, capitalizzata la grande da Sabrina Cinili, e sono 5 per lei. Una Napoli scatenata che costringe Battipaglia, che costringe la formazione salernitana al time out. 15-6, un più 9 stellare con la Dike che non ha ancora speso un fallo. Battipaglia invece è già a quota 2, come non si immagina di sognare. Una partita davvero impeccabile, perfetta per la formazione di coach Nino Molino, che lo abbiamo detto viene da un periodo tanto stimolante quanto sfortunato. Ci sono state le due sconfitte con Schio e con Ragusa, due partite entrambe emozionanti in cui Napoli si è dovuta misurare con avversarie di lignaggio superiore senza avere la propria pivot. Vacanze natalizie, festività scosse dalla forfè di Stephanie Dolson, che aveva un'opzione contrattuale fino a fine stagione, non l'ha esercitata, è rimasta nella sua Chicago. Ma Napoli ha reagito alla grande, portandosi quella che è stata la quinta miglior scelta del draft WNBA nel 2013, giocatrice scuola Texas, giocatrice che ha vinto un Eurolega, che ha vinto due campionati turchi con la maglia del Galatasaray, giocatrice che l'anno scorso è stata seconda miglior marcatrice nella Lega cinese. Insomma, credenziali da urlo per Kelsey Bond, che non potranno che arricchire il talento, il tasso tecnico e le ambizioni della formazione partenopea. 5-46, Battipaglia già in difficoltà, già sotto di 9, dovrà trovare più punti e dovrà soprattutto trovare una maggiore incisività da parte di Olbis André, che è stata la rivelazione delle salernitane, della formazione salernitana, e non a caso la difesa si concentra tutta su di lei. Napoli sa che se Battipaglia riuscirà a riaprire in qualche modo questa partita, che già non si mette bene, sarà solo per merito della André. E intanto l'uscita di Marida Orazzo, era pronto il consegnato della Miletic, ancora per la Orazzo, azione ferma, statica, mancano solo 2 secondi, dovrà costruire qualcosa la Orazzo, che prova ad approfittare del mismatch e ci riesce contro Nene Diene. Brava Marida Orazzo, che non a caso ha militato tra le file di Napoli tra il 2009 e il 2012. Per lei 71 presenze, tanto dal crossover Jackie Gemelos batte in un sol minuto, in un sol istante, in un solo frame Stefania Trimboli, e va di 9° punto. Jackie è così, vive di striscio, vive di emozioni, e le capitalizza al meglio. Chiamava palla la Orazzo, molto molto ferma, ancora lei centrale negli sviluppi offensivi, prova a costruire qualcosa con l'André, ma è troppo acrobatica l'idea. Altro recupero di Jackie Gemelos, che vede dal lato debole Chiara Pastore, si provava a costruire qualcosa in transizione, ci si deve fermare, ma la... il dai e vai tra Gemelos e Cinili su chi dovesse tirare alla fine poi porta l'errore, ma Gillian Hermon svetta il rimbalzo e serve Nene Diene, piedi a posto, altro rimbalzo offensivo con Chiara Pastore, ma si rischia il quarto offensivo e così è, prova a scaricare Gillian Hermon, ma netta, nettissima la superiorità di Napoli fino a questo momento, superiorità fisica, superiorità atletica, superiorità tecnica con cui Battipaglia dovrà fare i conti se vuole provare a costruire qualcosa in questa partita. Certamente la formazione targata Treofan non è specializzata nelle trasferte, non ha mai vinto in trasferta in questo campionato, ha rimediato degli scarti medi di almeno 22 punti in questa stagione. Ancora l'André a chiamare palla, ci si proponeva dall'altra parte, dal lato debole, per fare qualcosa, ed eccolo appunto lo scarico in favore di Elena Vella, che però non si concretizza il suo jumper, quindi per la giocatrice classe 2000, ex Priolo, Sella Azzurra e Latina,
non riesce il debutto coi fiocchi in questo derby che a 3.51 dalla chiusura del primo quarto vede Napoli avanti di 9. Jackie Gemelos prende il blocco in Enediene, non si concretizza il pick and roll, si circola ancora per linea esterna, è data la difesa a zona predisposta da Battipaglia. Gillian Hermon chiede l'aiuto delle compagne, attacca il centro, vede il taglio a canestro in Enediene, molto molto bene, non a caso a predicare basket e Gillian Hermon, regola numero uno nell'attacco alla zona, guadagnare il centro dell'area, conquistare il pitturato, e così è. E così è per Nene Diene, che dunque va in lunetta. Per Nene Diene va detto, insomma, cifre fino a questo momento non entusiasmanti, ma del resto per la ex Ferrara, per l'ex Lucca, lo spazio è sempre stato minimo e non è facile approfittare delle occasioni che possono capitare. Intanto va a segno il primo libero e raggiunge la doppia cifra il vantaggio di Napoli, che purtroppo non sale a 11 lunghezze, ma intanto per la classe 92 il libero del massimo vantaggio di che 3 e 28. Tre falli di squadra commessi a Battipaglia, con la Davis che mette piede a, piede a terra, poi si lotta al rimbalzo con l'André che comunque non ha affatto vita facile. La Davis finalmente si mette in proprio dopo aver ceduto le responsabilità prima alla Orazzo, poi alla Vella, ora ossigeno fiato per Olbis André, e dunque al suo posto con il numero 20 Matera. Il palleggio da parte della Davis, che rischia di perdere la maniglia, si provava a impostare il pick and roll con la Miletic ma si resta fuori. Poi ancora la Miletic sulle tacche, brava a intercettare Nene Diene, prima col fallo subito, ora con la difesa a innescare la transizione. Gillian Hermon rischia di vanificarla, c'era al rimorchio proprio la Diene, e intanto altro fallo commesso da Battipaglia, fallo commesso in particolare da Lea Miletic, giocatrice che purtroppo a livello statistico non eccelle in positivo, 18esima nelle palle perse, nona per falli commessi, quasi 3 a partita, 2,9. Intanto sviluppi a 15 secondi dalla chiusura dell'azione con Jackie Gemelos, difesa 2-3 a zona per Battipaglia, ancora Gillian Hermon tutta sola a centro area, conclusione abbastanza comoda, altro rimbalzo offensivo, questa è una controindicazione di una difesa zona prolungata. Skip pass Diene Pastore, si circola ancora fuori tra Cinili, Pastore che scarica fuori per Jackie, è la cecchina del campionato, non sbaglia mai, e fate anche 12 per Jackie Gemelos. 13 le lunghezze di vantaggio per Napoli, che vola sulle ali dell'entusiasmo innescato, provocato dal suo pubblico. Intanto magate in palleggio della Davis, che però non portano a nulla, portano solo ad un'altra palla persa per la Treofan, un'altra palla persa, ed è la quarta in questo momento per la Treofan, che sembra già al gancio, sembra già all'angolo, era così in realtà anche nella sfida andata, poi Battipaglia si è ripresa, e come ribaltamento della Gemelos per la Hermon, si circola ancora per linee esterne, ora si fa un po' melina, la Cinili prova a incunearsi, poi fuori per la Diene, che dunque va da Jackie Gemelos ispiratissima da tre, ma questa volta va lunga. Altro rimbalzo offensivo però di Napoli, che davvero giganteggia su entrambi i lati del campo sotto le plance, chiamava palla la Hermon, si ribalta per la Cinili che piazza tutti i tiri comodi, altro rimbalzo offensivo. Siamo davvero a cifre mirabolanti in questa voce statistica che poi andremo ad analizzare. Intanto si circola ancora per linee esterne, l'alto basso di Gemelos Hermon, e Battipaglia così raggiunge il bonus a 1:42 dalla chiusura di un quarto in cui Napoli ha raccolto la bellezza di 4 rimbalzi offensivi, ma la statistica non è ancora aggiornata, infatti i rimbalzi offensivi sono saliti a 5. Insomma, davvero Napoli presente, Napoli reattiva, Napoli dominante. Ed ecco intanto Bea Carta che va a rilevare una Chiara Pastore come sempre sul pezzo, come sempre brava a dirigere, ad orchestrare anche sul piano psicologico questa Napoli che trae linfa da Gillian Hermon e il tandem delle meraviglie firmato di che già quota 12 punti, potrebbero salire a 13. Gillian Hermon ottava tiratrice della Lega, 63 su 84, 75%, ma fate anche 65 su 86, sesto punto dell'Hermon, 23esimo di Napoli, perfetta che viaggia a quota 100, sulla quota 100, 23 di che Sacce Smapeggivova, 8, 3 of MPB, 63 Lady, con la André che va a rilevare la Matera. Indubbiamente si trattava di una soluzione per ridare ossigeno alla numero 22, prodotto del vivaio di Battipaglia. Ora dunque la Davis si ricompone l'asse con il jumper
lungo, prova a lottare al rimbalzo un altro nuovo ingresso, Elisa Policari, per la ragazza cresciuta con le Stelle Marine, ex Umberti del Pallacanestro Roma, San Raffaele, subito un vis-à-vis sotto le plance, non da poco. Tanto palleggio di Sabrina Cinili che attende l'uscita, eccola, di Nene Diele, va ad appoggiare alla grande, brava Kelsey Bonn che subito va a rientrare. Sabrina Cinili, appoggio eccellente, settimo punto per lei, davvero inedito questo score per la ex giocatrice di Ragusa. Il palleggio intanto della di Jory Davis che va a scaricare per la Policari, tripla molto comoda, prima soluzione offensiva con tutti gli spazi del quarto e dunque del match. Intanto va a chiamare ancora palla sotto, va a chiamare palla ancora sotto Nene Diene, e dunque doppio pivot al momento per Nino Molino, schiera l'artiglieria pesante, l'ex coach della Passalacqua Irene Ragusa, ex coach ovviamente anche dello storico Vomero Basket, che nessuno di noi ha dimenticato. Intanto Nene Diene che in qualche modo sta facendo capire alla Bonn che l'intensità nelle partite della Serie A1, anche contro il fanalino di coda, sanno il fatto suo. Va a sbagliare la prima conclusione dalla lunetta, Nene Diene va a segno invece con la seconda, 2 su 4 per l'ex Livorno, Lucca, Brindisi e Genova, ma più 18 per Napoli che sembra aver tracciato un solco probabilmente incolmabile. Proverà a, in qualche modo a far risalire la china la Policari che rischia l'infrazione di passi, vede in qualche misura il jumper, il pertugio per il jumper dell'Orazzo che con la palla vagante va a raccogliere la sfera, conclusione al tiro abbondante che scheggia il ferro, e dunque Napoli con Beacarta in cabina di regia prova ad allungare ancora, prova a forzare ancora di più, prova a incrementare il ritmo, la velocità della sua corsa verso questa vittoria. Lobone per Kelsey Bonn che indubbiamente non è entrata nel modo giusto, quello scontro ha fatto in qualche modo la differenza, almeno in questo primo quarto, che si chiude con l'appoggio al vetro di Marida Orazzo, l'ex di turno, che in qualche modo salva la sua di faccia, non quella di Battipaglia, sotto di 16. E dunque una Napoli che in questo momento svetta, svetta su tutte le voci statistiche. C'è un 9 su 15 dal campo, 6 su 9 da 2, 3 su 6 da 3, 5 su 8 dalla lunetta, 11 rimbalzi a 3. Impietoso il confronto a rimbalzo. Battipaglia risponde soltanto con i 4 punti di Jory Davis, con i 4 punti di Marida Orazzo, però l'André in questo momento è fuori gara, è fuori dai giochi. Naturalmente lo dobbiamo ricordare, Battipaglia è una formazione che convive anche con l'assenza di Ruvana Campbell, un vuoto non da poco quello lasciato in casa Treofan, che praticamente si sta confrontando con le altre formazioni anche in chiave salvezza, senza avere tutti i tasselli al proprio posto. In ogni caso, lo ricordiamo, la formula della Serie A1 prevede un confronto al meglio delle 5 gare tra la penultima e l'ultima della brigata e poi uno spareggione secco contro la terza della Serie A2. Quindi in ogni caso, anche se Battipaglia non riuscisse a schiodarsi dall'ultimo posto, ci sarà in ogni caso la doppia chance, la doppia possibilità per confermare una categoria che francamente Battipaglia, per quanto sta costruendo soprattutto in ambito giovanile, merita tanto, merita tantissimo uno scudetto e una finale scudetto nella divisione nazionale giovanile. Negli ultimi 2 anni valgono tantissimo per il movimento, un nome su tutti, Marzia Tagliamento, che ora figura tra le stelline del Famila Schio. E dunque tutto pronto per la seconda frazione, resta in campo Kelsey Bonn e del resto è necessario a farle compagnia in questa accoppiata di torri Nene Diene, e vedete il confronto anche con le compagne, cercare di capire, intuire gli automatismi, quanto sia importante soprattutto in questa partita individuare ciò che può essere fatto, come va fatto, soprattutto da un punto di vista tattico, perché tecnicamente e fisicamente Kelsey Bonn non ha nulla da chiedere a nessuno. Rimessa affidata a Jackie Gemelos per via del primo possesso battipagliese nella frazione di apertura, 26 a 10, si riparte da questo punteggio per la seconda frazione a portare palla, Jackie Gemelos pronta ad uscire, Nene Diene chiama palla Kelsey Bonn, ma si decide di rimanere per linee esterne, lo skip pass per la carta, quindi sotto
per Kelsey Bond, brava a sportellare con la André a commettere fallo per Olbis André. Si tratta probabilmente del terzo fallo e insomma davvero una chiamata pesante per la Treofan, che quindi si ritrova senza la sua torre, costretta a rientrare la Matera a 9.46, già una semidefezione, una quasi defezione con tre falli all'inizio del secondo quarto. Nene Diene intanto ci si muove ancora per linee esterne, brava Sabrina Cinili a lasciarsi alle spalle Jory Davis, commette fallo, la numero 32, e per lei è il primo fallo personale nel match. Battipaglia in poco più di 20 secondi, già due falli, non è un buon segnale per la formazione ospite. E Napoli che sta costruendo le premesse per un derby che sia il più agevole possibile, brava la Bonna a intuire il taglio di Nene Diene, taglio a canestro, ed eccola l'esperienza, ecco il fosforo nell'avere una giocatrice che magari fisicamente deve ancora recuperare qualcosina, ma dal punto di vista della posizione, dal punto di vista del timing, comincia già a conoscere i movimenti delle compagne. Intanto Bea Carta la istruisce su cosa fare, e Nene Diene va ancora in lunetta, terza gita per lei e terzo errore, 2 su 5 il suo rendimento dalla linea della carità questa sera. Può fare di più e di meglio Nene, e va a segno con il terzo punto, poteva essere già a quota 6, siamo forse in odore di top score stagionale, più 17 intanto, siamo già al massimo vantaggio in fatto di top, 9 e 21 con la circolazione per linee esterne, si resta sul perimetro, servita con lo schiacciato l'André, che prova a sfidare, scusate, la Davis che sfida la Cinili in fadeaway, controlla bene il rimbalzo Kelsey Bond per avviare la transizione sul lato Jackie Gemelos, quindi Bea Carta che chiama lo schema, skip pass per Sabrina Cinili, in punta per Kelsey Bond, si circola ancora e tanto, Jackie Gemelos il palleggio in punta ancora per la Carta, centro area per la Bond, ha provato a scaricare per Nene Diene, ma c'è il recupero di Battipaglia con Jory Davis, finta contro finta, ma riceve, subisce lo stoppone di Jackie Gemelos, tanto per farle capire che questa è casa sua e che non c'è niente da fare. La Dike vuole vincere e vuole farlo il prima possibile. Intanto pronta a rientrare Gillian Hermon e dire che Gillian non c'era in questo momento. E intanto Nene Diene fuori, per lei davvero un gran bel contributo. Un gran bel contributo il suo, con tre punti, ma anche presenza al rimbalzo. Tanta reattività, tanta difesa, e questi sono gli elementi che ne fanno sicuramente un'operaia nella causa di che è una grande gregaria. Jory Davis in lunetta, la palla si appendeva al ferro in qualche misura, ma niente da fare per Jory Davis, che peraltro è la seconda miglior tiratrice di liberi della Lega, appena 10 errori, ma adesso 11 in stagione, era 71 su 81, sfiorando l'88%, e Napoli capitalizza. Kelsey Bond va fuori con Jackie Gemelos, lo schiacciato per la Hermon che vede finalmente Kelsey Bond, primi punti per lei con la maglia della Dike, e finalmente si comincia a macinare come sa e come deve Kelsey Bond. 29-11, altro massimo vantaggio per Napoli, 8-24, prova a forzare la Policari, ma va lunga. Rendimento deficitario comunque di Battipaglia in generale nelle ultime partite, ma questo è francamente un dettaglio. Ancora zona e Napoli la sfida, sgancia le bombe, e come se le sgancia Jackie Gemelos, punto per lei. Il corso regolare degli eventi, ancora si lavora sul parquet per consentirne la piena agibilità, un po' tutti si danno da fare per ripristinare il regolare svolgimento di una partita che, lo ricordiamo, vedeva Napoli e vede Napoli nettamente davanti con numeri spaziali. Ci sono i 7 di Sabrina Cinili, i 6 di Gillian Hermon, i 14 di Jackie Gemelos con 5 su 8 dal campo, i 3 di Nene Diene però con 3 su 6 dalla lunetta, ovviamente i 6 di Gillian Hermon dall'altra parte, 7 di Marida Orazzo, orgogliosa Marida Orazzo per cercare di tenere alta la bandiera di Battipaglia. Jory Davis 5 punti appena, 2 su 5 dal campo, con 5 palle perse, però sono davvero tante, sono davvero troppe. Battipaglia ha già 6 palle perse con appena 6 rimbalzi contro i 14 di Napoli, insomma
in tanti modi cerchiamo di spiegare il perché di questo più 18, francamente prematuro, e ora probabilmente si riesce a riprendere, quel filo interrotto dal problema di Kelsey Bond, che speriamo davvero di poter rivedere in questa partita, lo speriamo di cuore. E si riprende con Battipaglia in attacco, applauso generale del pubblico di Cercola, ma i Talitacum si danno da fare per distrarre ancora di più le giocatrici di Battipaglia, con la Policari stoppata, va a deragliare contro Nene Diene, che avvia la transizione, Gillian Hermon sul perimetro per Bea Carter, il dev viene intercettato da Lea Miletic, ma a sua volta c'è il recupero di Napoli con Jackie Gemelos, ma non importa la pausa, non importa che ci sia uno stop di 10 minuti, tanto la sua mano è sempre calda, è sempre rovente, 18 per lei e più 21 per Napoli. Battipaglia sembra francamente avviarsi a una pesante imbarcata, 6 e 21, il lavoro sotto canestro della Miletic che rischia l'infrazione di passi contro Gillian Hermon, attenta però in difesa. Nonostante la pecca al rimbalzo offensivo, c'è comunque il fallo a 6 e 15, più 21 Sacez Mapei-Givova, che davvero troneggia in tutto e per tutto. La Miletic di carattere ha lavorato contro Gillian Hermon, che è davvero un jolly per eccellenza, ha raccolto il rimbalzo offensivo. Lea Miletic, per lei 4 doppie cifre sulle 6 stagionali nelle ultime 6. Per lei 13 più 9 contro Broni con 21 di valutazione, ma ci sono state anche 4 palle perse. E va a segno 2 su 2, percorso netto di Lea Miletic. Sono anche i primi 2 punti della sua gara per il meno 20, per il meno 19 della Treofan. A 6 e 10 il palleggio di Sabrina Cinili, l'uscita di Nene Diene, si resta lontani dal perimetro con Jackie Gemelos, ora in angolo per la Hermon, si torna fuori ancora da Jackie, skip pass per Bea Carta che prima chiama il blocco, poi prova a buttarsi dentro, quindi ribalta per Jackie Gemelos, piedi apposta da 3, bella sentenza di Cassazione, è sentenza di Cassazione, su collina anche quota 20, Jackie Gemelos, imprendibile, inafferrabile. Più 22 dunque per Napoli con una Gemelos spaziale, 5 su 6 da 3, 5 su 6, ora il fadeaway della Miletic che provava a sfruttare la dolcezza del ferro di Cercola, ma dall'altra parte Napoli approfitta del suo errore con Gillian Hermon, la sua scorribanda a tutta velocità per subire il fallo, e ora c'è anche il bonus da parte di Battipaglia, quindi dal prossimo si va in lunetta, ma ci sono ancora 5 minuti e mezzo da affrontare per la Treofan, di passione, di agonia probabilmente, ipotesi di pick and roll sulla steccarta di Ene, quindi in angolo per Sabrina Cinili che si butta dentro, quindi vede il taglio in lato debole di Bea Carta e si predica grande basket qui a Cercola, appoggio delicato di Bea Carta su assist di Sabrina Cinili. Più 24, 40-16 per una partita che in questo momento sembra avere una sola padrona, pick and roll fallimentare sull'asse Trimboli Miletic ed è il momento di un time out, ma forse i buoi sono già scappati. A 5-0-4 in 15 minuti Napoli piazza 40 punti, più 24 della Sacez Mapei-Givova. Partita di tenore diversissimo rispetto alla gara d'andata in cui Battipaglia ha davvero venduto cara la pelle sul parquet del Palazzauli. Irriconoscibile, ma una squadra che sembra davvero essersi rassegnata al suo destino, non solo in questa gara ma complessivamente nella stagione regolare, che poi, lo ricordiamo, avrà un appendice con la fase ad orologio, ma in questo momento c'è davvero poco da commentare, una sola squadra in campo, una Jackie Gemelos inesauribile dall'arco, il suo tabellino ha dei numeri incredibili, 7 su 10 dal campo, ma spicca il 5 su 6 da 3 per una giocatrice che, lo ricordiamo, è in testa, in vetta nella speciale classifica del tiro all'arco con 37 su 81, 45,7%, numeri che anche in campo maschile difficilmente si raggiungono. Ma Jackie Gemelos la conosciamo la sua storia,
conosciamo il suo talento, conosciamo la sua grande sfortuna che sembra aver superato, che sembra aver archiviato, e questa è una grande, splendida notizia per Napoli che ora palla in mano con 24 punti di vantaggio si accinge ad affrontare la seconda metà della seconda frazione del derby di ritorno. Bea Carta a palleggiare contro Marida Orazzo, si propone in uscita Sabrina Cinili che ha provato a sfruttare il blocco di Gillian Hermon, quindi lo schiacciato proprio di Gillian, il suo fadeaway, movimento caratteristico, ma è una mattonata, il rimbalzo della Policari in favore di Stefania Trimboli, quindi in angolo per Jory Davis, servita sotto la Miletic che però perde la maniglia, difesa attenta, difesa granitica da parte di Gillian Hermon, che dunque concretizza un altro recupero per Napoli e di squadra battipaglia e già a 8 palle perse, veramente tante, veramente troppe, un saldo inaccettabile. Intanto si profilano altri cambi in casa Treofan, il palleggio di Biacarta in punta, questo è il suo momento, la sua tripla, poteva assisterla in qualche modo la sorte, ma il ferro di Cercola non è stato abbastanza dolce da tre, prova a spingere invece in transizione Laurazzo che quindi si ferma, vede a rimorchio la Miletic in palleggio, prova a battere la Diene in uno contro uno, poi il suo fadeaway debolissimo, grande difesa delle lunghe, lamentava un contatto la croata, ancora Gillian Hermon che prima accelera, poi prova a scaricare per la Pastore, ma nel frattempo subisce il fallo. A 4.05 anche Napoli è rallentata un pochino dal punto di vista realizzativo, non per ciò che stiamo vedendo qui sul campo, cari amici di Canale 8 e LegaBasketFemminile.it. Cambio per Battipaglia con la Policari che viene rilevata da Clara Chichisiola. Clara Chichisiola, la numero 5, la giocatrice proveniente dalla Rittmeyer Marghera. Intanto per Gillian, altra conclusione della lunetta a segno, siamo a quota 7 ma fate anche 8 con Napoli che si avvicina alle 30 lunghezze di vantaggio, e sottolineiamo 30 a 3.58 la chiusura di un primo tempo in cui Napoli ha veramente fatto carne da macello, un'autentica mattanza, ma a questa mattanza si oppone ancora con decisione, con carattere Marida Orazzo, che confeziona il sesto punto della sua partita subendo anche il fallo, e dunque si accomoda in lunetta Marida Orazzo, per lei lo abbiamo detto, scusate, il nono punto, ci correggiamo per tutti gli amici che ci seguono da Battipaglia, e va a piazzare anche il libero. Davvero ci piace l'orgoglio, ci piace la dignità che sta mostrando Marida Orazzo, ricordiamo ex di turno, e torna a pressare in difesa Battipaglia, cerca in qualche modo di mescolare le carte anche da un punto di vista tattico, anche perché le rotazioni sono di per sé ristrette. Schiacciato intanto della Diene per Gillian Hermon che è veramente incontenibile, c'è un divario di natura fisica che probabilmente resterà tale fino alla fine, anzi non farà che divaricare il Napoli e Battipaglia. E ora Gillian Hermon macina e come dalla lunetta, un altro libero per lei in carniere, e vanno anche in doppia cifra, decimo punto per lei e nuovo massimo vantaggio per Napoli, avanti di 25, 44 a 19, 3 minuti e 28, la Chichisiola vede l'uscita da parte di Lea Miletic, altra uscita da parte di Marida Orazzo, la Miletic prova a portare il blocco, ipotesi di pick and roll, la Hermon accetta il cambio, altrettanto la Pastore, ottimo il raddoppio volante della Diene, eccezionale in difesa, l'ex giocatrice di Brindisi si viaggia a tutta velocità con la Pastore sul ribaltamento della carta, poi ipotesi di pick and pop con la Diene, quindi lavoro sul perimetro con Cinili e Carta. E ancora nel traffico la zingarata con il fallo subito da Bea Carta, 3-0-1, ci sarà un'altra gita in lunetta e ora altre rotazioni per altre novità da una parte e dall'altra. Intanto c'è il gaucho Alejandra Cesta che mette piede sul parquet, così come rimette sul parquet invece Elena Vella, la numero 15, che qualche lampo aveva mostrato. Napoli precisissima in questo quarto dalla lunetta dopo i tentennamenti soprattutto da parte di Nene Diene nella frazione d'apertura, e ora le lunghezze di vantaggio sono 27 per Napoli, 46 a 19, una partita che
sembra ormai indirizzata, anche perché davvero il distacco è notevole. Si proponeva la Vella sulla linea di fondo, ora Jory Davis che prova a mettersi in proprio, non si vedeva da tempo e va a segno. Domanda che potremmo rivolgerle: come mai non l'ha fatto prima, quando forse qualche barlume di partita poteva in qualche modo esserci? Sesto punto per lei, meno 25 per Battipaglia. Jackie Gemelos che prende il blocco di Alejandra Cesta, ipotesi di pick and roll, si esce poi con Chiara Pastore che prova a buttarsi dentro la capitana e rischia il 2-1, così non è, ma subisce fallo da Marida Orazzo e si sorride, e si sorride anche perché davvero la prestazione è di quelle che danno fiducia, danno stimoli, danno entusiasmo. Chiara dunque in lunetta per andare anche lei al referto, e così è, primo libero per Chiara Pastore. Cifre dalla lunetta che in questo momento dicono 12 su 16 per Napoli, quindi 13 su 17, ora 14 su 18. Ci sono quindi tre errori da parte di Nene Diene, c'è l'errore da parte di Jackie Gemelos che invece dall'arco molto più lontano ha fatto la differenza con 5 su 6, più 27 Napoli. Questo massimo vantaggio che viene sistematicamente ritoccato proietta davvero Napoli in una condizione di assoluta tranquillità per il prosieguo della gara, almeno stando a questo risultato, stando a quanto abbiamo visto. Però la Davis in questo momento si è accesa e davvero qualcuno dovrebbe spiegarci, a cominciare dalla Davis, perché non abbia deciso di forzare prima, quando la gara poteva essere ancora in discussione. Intanto altro fallo subito, fallo subito da Chiara Pastore con la Trimboli che ha ceduto nella marcatura, margine troppo stretto, e altra gita e lunetta per Chiara, quando le cifre, l'abbiamo detto, sono 14 su 18 per Napoli, quindi cifre di ottima levatura, anche perché tre errori, lo abbiamo detto, sono di Nene Diene, e Chiara macina alla grande, terzo punto per lei, sempre dalla lunetta per la capitana, per la campionessa per eccellenza della Dike Napoli. Quarto punto e si tocca a quota 50. La Dike è sempre dunque in quota 100 in proiezione, più 27. Linea di fondo della Davis che scarica per la Vella, tripla comoda, mascheggia appena il primo ferro, rimbalzo di Gillian Hermon che prova a imbastire una transizione, vede poi tutta sola Chiara Pastore, grande visione di gioco, stoppata della Vella che in qualche modo con la sua presenza è riuscita a far coincidere la sua prestazione con quei lampi di miglior gioco di Battipaglia in questa partita. E adesso c'è anche spazio per Flavia De Cassan, e ora dunque è il momento di schierare tutte le ragazze, dare spazio nel cuore della partita. Ancora Chiara in lunetta e va a segno, ormai non si ferma più Chiara, quinto punto per lei. Macina che è un piacere, nuovo massimo vantaggio per Napoli, più 28, si avvicina alle 30 lunghezze. Sesto libero a segno per Chiara Pastore, 17 su 21 di squadra. Prestazione davvero senza pietà di Napoli nei confronti di una Treofan sotto quasi 30 lunghezze. Altro taglio dal lato debole della Vella, c'è lo scarico dell'André per la Miletic, scusate, della Davis per Lea Miletic, a segno dall'arco. Questa è la prima tripla a segno di Battipaglia nella partita, prima tripla a segno sullo scarico di una Davis che in questo momento si è svegliata. Ora la Trimboli a terra, altro contatto con Chiara Pastore, ipotesi di pick and pop sull'asse Gemelos Harmon, ma ci si ferma proprio perché non si è rialzata immediatamente Stefania Trimboli. Seconda puntata di questo vis-à-vis con Chiara Pastore, però vediamo che le compagne si avvicinano ed effettivamente forse cattivo appoggio. Ci aspettiamo un applauso dal pubblico del Palacaravita, e così è. Battipaglia in questo momento doppiata da Napoli, 52 Dike Sanchez Mapei Givova, 26 Treofan PB 63 Lady. Si resta in zona d'attacco con Napoli, rimessa sul lato lungo affidata alla capitana, affidata a Chiara Pastore, in quintetto con Alejandra Cesta, Gillian Hermon, Jackie Gemelos e Flavia De Cassan. Ricezione da parte di Gillian che penetra, attacca la linea di fondo, non benissimo il canestro, ma raccoglie vari rimpalli proprio la De Cassan che consegna nelle mani della Hermon. Quindi Alejandra Cesta da fuori per armare Jackie Gemelos.
6 su 7, una mitraglia, una cecchina, la cecchina della Serie A, Jackie Gemelos, 24 per lei, veramente sontuoso, imperiale, regale il suo tabellino per il nuovo più 29 di Napoli, ultimi 30 secondi con la Davis, molto brava a farsi beffe delle avversarie, ad armare la mano di Elena Vella, insomma una Jory Davis che in questo momento segna e fa segnare per Elena Vella, una delle poche note liete insieme a Marida Orazzo di questa Treofan, che deve difendere per gli ultimi 14 secondi del primo tempo. Napoli ha l'opportunità del più 29 o più 30. Jackie Gemelos palleggia proprio contro la numero 15 della Treofan, porta il blocco sinistro, Gillian Hermon poteva tirare da tre, invece si lavora sul pick and roll, Gillian Hermon si avvicina al canestro ma sfonda, quindi non valido il canestro. Un secondo a tre a disposizione della Treofan per un primo tempo che ha visto Napoli davvero giganteggiare sotto tutti i punti di vista, una battipaglia incolore e con l'André e con Jory Davis, che però in questa seconda metà di seconda frazione è riuscita a contare, a pesare, passaggio baseball proprio per la Davis che in qualche modo riceve e rischia anche di segnare per il suo decimo punto. Ma non ci si schioda da quota 28 per battipaglia sotto di 27 con una Napoli che è avanti, e come se avanti, un quarto d'ora di break e poi si torna in campo per il secondo tempo. Linea alla regia. Ci sono venuti a trovare gli amici del Pam Pam Basket di Castel Volturno, splendida favola in cui per una quarantina di ragazzi tra i 13 e i 15 anni il diritto allo sport per tutti ha vinto grazie a Massimo Antonelli, loro allenatore.
di basket qui a Napoli, a Bologna, nella nazionale italiana. Sarà il nostro vicepresidente Pino Zimbardi a salutarti a nome di tutta la Dike Basket. Allora noi abbiamo il piacere di avere qui con noi questi ragazzi, questi amici, questi nostri futuri concittadini, già concittadini per lo sport. Lo sport va sempre un po' più avanti della società civile, grazie al cielo, e loro giocano da italiani nel campionato, sono nati in Italia e sono i fratelli che noi vogliamo presto avere tra di noi. La pallacanestro anticipa come sempre l'integrazione e non fa differenze di nessun tipo. Noi accogliamo questi ragazzi tra di noi, io però a Massimo Antonelli, che è uno dei protagonisti, campione in campo, ma campione anche fuori, che è uno dei protagonisti di questa iniziativa straordinaria che sta smuovendo molto non solo le coscienze ma anche addirittura la legislazione in Italia. È una cosa straordinaria che parte da questo sud sempre un po' difeso, ma che dovrebbe sempre straordinario. Noi speriamo di avere numerosi tifosi sempre, speriamo che siano presto giocatori, ma non è importante che diventino dei campioni, ma che diventino dei nostri concittadini che ci diano una mano a risollevare questo paese. Io con orgoglio e con senso la venga e poi ci sarà la maglia per un minuto. Ragazzi, buona fortuna e siete sempre benvenuti, vi aspettiamo ogni domenica qua. Ho un buon ricordo io con questa società, non sai? Ho collaborato al suo tempo con la Milano fondamentale delle ragazze. E quindi niente, la società è molto cresciuta, ma molto piacere che venga a crescere sempre così, spero a mai ora. Grazie, grazie a me. Ancora grazie a Massimo Antonelli e agli amici del Tampa Basket. Thank you.
55 di Chiesa Cesmapè, Givova, Napoli 28-3 Ofan Battipaglia, un bollettino di guerra, il primo tempo tutto in favore delle ragazze di Nino Molino, che si sapeva godevano dei favori del pronostico, ma non si poteva immaginare che potessero rispettarlo così rapidamente con queste proporzioni. Proporzioni che ora Battipaglia cercherà di ridimensionare in questa ripresa. Starting five per la formazione ospite con Jory Davis, che subito difetta in ricezione con la recuperata da parte di Chiara Pastore. Proprio il saldo perse recuperate è stata una delle chiavi, assieme ai rimbalzi e alle percentuali da tre, che hanno segnato questo solco enorme. Intanto fuori Nene Diene per Sabrina Cinili, piedi a posto e si comincia come meglio non si potrebbe. Nono punto di Sabrina Cinili, percentuali le sue davvero sensazionali, così come quelle di Napoli dal campo, 16 su 26, 57% dal campo nel primo tempo. Ora l'André cerca in qualche modo di mettersi in ritmo, è stata lei la nota, la più stonata di note che spesso hanno steccato, di voci che hanno steccato per la Treofan. Ora Lea Miletic sfonda palesemente, ma non viene ravvisato alcun contatto dalla terna di serata e quindi va a piazzare il settimo punto. Lea Miletic, davvero una mancata chiamata che in qualche modo non fa che renderci perplessi, ma ecco, se non ci fossero 27 lunghezze di vantaggio ce ne sarebbe di che discutere. Altra mini condensa che si è formata sul parquet questa sera, veramente stuprato il parquet di Cercola, del Caravita, tra liquidi di varia natura. Tanto il palleggio di Chiara Pastore sul lato contro Marida Orazzo, l'uscita di Jackie Gemelos che prova il pick and roll con Nene Diene, alla fine si va in angolo da Gillian Hermon, in angolo contro la Miletic, quindi fuori per Sabrina Cinili, altro alto basso, azione un po' macchinosa, Gillian prova a risolverla come può ma non ci riesce, rimbalzo di Jory Davis a guidare la transizione, il gioco di prestigio, il no look per Olbis André, ed eccole le giocate che i tifosi di Battipaglia si aspettavano. Quarto punto per Olbis André, palleggio di Chiara Pastore, meno 25 per Battipaglia. Intanto già sta per terminare il secondo minuto della terza frazione, partita che scorre rapida, veloce, inesorabile per le sorti di Battipaglia. Altra transizione, ma questa volta l'asse André Davis non si concretizza, dall'altra parte risponde alla grandissima l'altro tandem, l'altro asse che corre da Jackie Gemelos e arriva a Gillian Hermon, nuovo più 27 per Napoli, dodicesimo punto per la campionessa neozelandese, a 7.50 dalla conclusione della terza frazione, tutta sola la Miletic, amnesia difensiva di Napoli, Napoli che la paga cara con l'appoggio di Olbis André, sesto punto per lei, per la classe 98, insomma una Battipaglia che quantomeno risponde alle botte che in ogni caso Napoli cerca di imprimere alle ospiti. Uscita di Sabrina Cinili, un po' troppo occupato il lato forte di Napoli, altro movimento di Gillian Hermon che però si becca la stoppata fallosa di Olbis André, ma in realtà poi il fallo è nell'aiuto di Lea Miletic con ogni probabilità, e così è, e quindi Gillian Hermon va subito in lunetta, tanto per cambiare, tante conclusioni per lei dalla linea della carità, sui 12 punti realizzati metà sono stati ottenuti dalla linea della carità, per lei fino ad ora percorso netto 6 su 6. Intanto cambio in vista con il rientro della Matera, con un André che evidentemente è partita abbastanza bene, ma forse sono queste le occasioni in cui si debbono capire meglio certi concetti e glielo fanno presente in panchina. Intanto Gillian fa 7 su 7 dalla lunetta, per lei 63 su 84 fino a questa sera, 75%, percentuali che sicuramente saliranno in virtù dell'8 su 8 che la fa salire a quota 14 nel suo tabellino di serata. Napoli continua a controllare, il cronometro scorre, deciso e spedito, si proponeva in ricezione la Davis in angolo, lontana da canestro Marida Orazzo, possibile pick and pop con la Miletic, ma Napoli questa volta difende molto bene, 4 secondi, dovrà inventare qualcosa in mismatch la Orazzo, ma recupera la grande Sabrina Cinili, fa perdere la maniglia a Marida Orazzo, palla nelle mani di Chiara Pastore che lancia Jackie Gemelos, che vede dal lato debole Sabrina Cinili, l'appoggio non è abbastanza cattivo, ma è cattiva al rimbalzo, subendo il fallo di Lea Miletic, un altro fallo di Lea Miletic, e dunque Napoli c'è ancora con la testa nonostante le 27 lunghezze in una partita che, tanto per accennare ai momenti extracampo, ce ne sono stati, la
bella vetrina per il Tam Tam Basketball, ne saprete già qualcosa, ne parleremo in occasione della prima pausa. Intanto ricezione in punta di Chiara Pastore, esce Nene Diene per l'end-off, ancora in favore della capitana, ipotesi di pick and pop sfruttata da Nene, e va a segno, solo rete, Nene Diene, ed è il quinto punto per lei, primo canestro dal campo dopo il 3 su 6 convincente dalla lunetta nel corso del primo tempo, nuovo più 29 per Napoli, nuovo ritrovato, scusate, massimo vantaggio. Va con il crossover Jory Davis, ma la sua conclusione in sospensione debole, brava Elena Vella a rubare la palla dalle trame al rimbalzo di Napoli, davvero ha destato ottima impressione Elena Vella. Intanto in mismatch Jory Davis si fuma la Diene, c'è l'aiuto difensivo purtroppo inutile di Sabrina Cinili e c'è il punto numero 11 di Jory Davis, che a cavallo tra i due tempi si è riaccesa, si è rivitalizzata, probabilmente troppo tardi. 5 e 58 sul cronometro del Caravita. Gillian Hermon in angolo, questo è il suo movimento, ha provato ad arpionare la sfera Chiara Pastore, invece si trova nelle mani di Elena Vella, che vede a rimorchio la Orazzo. Canestro di rapina in positivo naturalmente per Marita Orazzo, 12° punto per lei. E sono la Vella, sono la Davis, sono la Orazzo a tenere in vita, quantomeno sul piano della dignità, sul piano dell'onore, la causa battipagliese sul parquet di Cercola. Uscita della Gillian Hermon, uscita invece di Sabrina Cinili a 10 secondi dalla sirena. Sembrava un'azione un po' statica, e brava Sabrina a sbrogliare la matassa. 11° punto per lei. Ora ancora la Vella si mette in ritmo, canestri molto rapidi, molto veloci, segno che forse la partita dal punto di vista del risultato ormai è ampiamente congelata, ma ognuna delle giocatrici su questo ring prova a mettersi in evidenza. Ancora la Cinili sfidata al tiro, la mano è calda, purtroppo la conclusione non è felice dai 6,75. Jory Davis in transizione prova ancora a depistare, quindi vede tutta sola Marita Orazzo, tripla comoda, tripla costruita, insomma barlumi di buon gioco in questo avvio di ripresa per le ospiti targate Treofan. Palleggio comodo, sciolto, disinvolto di Gillian Hermon, che consegna a Sabrina Cinili, vede l'uscita Sabrina di Chiara Pastore, ancora skip sul perimetro, lo schiacciato per Gillian, che ora vuole tornare a segnare, vuole farlo a modo suo e ci riesce. Appoggio convincente e coriaceo di Gillian Hermon, che torna a segnare dal campo come abitualmente fa, deliziando il pubblico di Napoli. 6-7-3-8, si è avvicinata tante volte ai 30 punti di vantaggio Napoli, 4-18, ancora tanta aggressività in difesa da parte di Jackie Gamero, su un po' troppo a dire il vero, con il fallo subito da Jory Davis. Tante volte Napoli, lo dicevamo, si è rasentato le 30 lunghezze di margine, ora 4-17 dalla conclusione della terza frazione. C'è una possibilità, intanto altri cambi con Elena Vella rilevata da Elisa Policari, una Elena Vella davvero positiva. Intanto la Miletic c'è ancora a tua sola, viene quasi persa di vista spesso e volentieri, ed è un problema di cui, per il quale va imputata qualche responsabilità a Gillian Hermon, che in attacco invece è stata impeccabile oltre che al rimbalzo. Chiara Pastore sul doppio blocco prende quello di Nene Diene, poi si chiude il triangle proprio grazie all'assist di Gillian Hermon, movimento debole dell'ex futura Brindisi, rimbalzo di Jory Davis, scorribanda, ancora l'aiuto di Sabrina Cinili, ma la Davis è veramente una sprinter e questo lo sappiamo, dal punto di vista individuale non c'è nulla da dire, guai a chi discute sulle qualità di Jory Davis. Gillian Hermon intanto prova il consegnato per la Gemelos, ma riceve poi la sfera la Cinili, che prova a battere la Policari, molto molto brava in palleggio, in ritardo la numero 10 di casa Battipaglia, ed è il terzo fallo di Battipaglia, che quantomeno da un punto di vista difensivo, dell'emorragia difensiva, si è contenuta. Tre falli con 3,34 sul cronometro, ma ci sono sempre 27 lunghezze da recuperare. Nene Diene fuori per Jackie Gemelos, che vorrebbe tentare il 7-8, ma poi si incunea nel traffico, tarantolata oltre che cecchina. Jackie Gemelos assolutamente imprendibile, 26 per lei. 26esimo, ma poi la Policari, sempre con furbizia cestistica, va ad appoggiare. Intanto la Diene lamenta un contatto, una botta pesante, ma nulla da fare. Intanto perde la maniglia clamorosamente Sabrina Cinili, poi la ritrova in tempo, vede Jackie Gemelos, quindi a sua volta la cecchina a rimorchio per Chiara Pastore. 2,57 sul cronometro, ancora Sabrina Cinili attende le uscite, c'è quello di Jackie Gemelos, chiamava palla la Hermon, quindi Jackie vede a centro area la Diene, che cerca il passo d'incrocio, ancora fuori per la Hermon, si deve fare qualcosa, Jackie da tre con un secondo, va a sbagliare. Poteva essere un clamoroso 7-8, ma così non è.
il palleggio di Jory Davis, il lobone per la Miletic che neanche l'aveva visto, qualche piccolo fischio dagli sparti del Caravita, più 27 Napoli, lo schiacciato della Pastore per Gillian Hermon che va ad avvitarsi subendo il fallo di Lea Miletic. Insomma, piace moltissimo lo spirito volitivo, la cattiveria, il carattere delle giocatrici partenopee nonostante l'ampio, amplissimo vantaggio di cui dispongono, più 27, altri cambi, una Chiara Pastore davvero positiva, solida, convincente, rilevata da Bea Carta, esce proprio Lea Miletic al suo posto troviamo Clara Chichisiola. 6-9-4-2 il punteggio a 2-24. Ci saranno altri liberi per Gillian Hermon che questa sera dal campo non ha avuto un granché da fare, anche perché spesso ha pensato Jackie Gemelos a far accelerare la Ferrari. 17esimo punto di Gillian Hermon, ma fate anche 18, 10 su 10 dalla lunetta per Gillian Hermon. Probabilmente non è mai andata così bene la lunetta, anche perché tirando tanto, tirando spesso, può capitare che si sbagli, però questa volta davvero performance eccellente di Gillian Hermon. Indubbiamente anche la partita comoda che si è messa bene, non avrebbe voluto metterla così Marida Orazzo, che con il suo 15esimo punto dall'arco beve il calice amaro. Bella prestazione per lei, 17esima assist woman della Lega, quota 2-7, ne smazza 2-7 a partita. Meno 26 per Battipaglia, che se non altro ha tenuto botta, è riuscita quantomeno a pareggiare i conti con Napoli in questa frazione. Bea Carta che vede il backdoor di Jackie Gemelos, a sua volta l'assist per Nene Diene. Grandissimo basket di altissima qualità sull'asse Carta, Gemelos, Diene per il nuovo più 28, 90 secondi, 91 per la precisione alla fine della terza frazione, frazione rapida, frazione sprint, con una partita che probabilmente era già in naftalina 8 minuti e 37 secondi fa con il 55-28 di metà gara. E ora altri cambi in vista, ritorna Elena Vella al posto di una Jory Davis che si è un po' eclissata negli ultimi 2-3 minuti, partita bene anche in coppia, in abbinamento con l'André, uscita l'André anche la Davis ha iniziato a forzare, ha iniziato a rendersi un po' avulsa rispetto alle compagne, ed ecco la sostituzione, il consegnato intanto della Policari per Marida Orazzo, pronto anche il blocco della Matera, si profilano i posti di pick and pop, poi ci si rifugia in angolo dalla Policari, attentissima in difesa, tocca la palla a Gillian Hermon e c'è un'altra recuperata. Con queste fanno ben 14 le palle perse di Battipaglia, un saldo molto pesante. Battipaglia in bonus per questo ultimo minuto, ultimo giro di lancette della terza frazione di un derby che praticamente non si è mai giocato, lo ha fatto solo Napoli. Il movimento intanto di Kelsey Bone, finalmente in campo e va a appoggiare, per lei non facile il primo tempo, assolutamente, per lei che deve ritrovare anche un pizzico di forma, perché lo abbiamo detto, la tecnica, il sapere, l'esperienza ci sono, e come se ci sono. Per lei prima gita in lunetta della sua esperienza italiana e partenopea, va a sbagliare. Per lei che comunque è una giocatrice che a livello tanto collegiale quanto professionistico ha sempre toccato il 70%, quindi percentuali di sicura affidabilità, e va per il terzo personale Kelsey Bone per la giocatrice di Houston, Texas, la torre che dovrà guidare Napoli verso le alte vette dei playoff e della lotta a scudetto. Il palleggio intanto di Elena Vella che prova a sfruttare il mismatch contro la Bonn, alza la parabola, va a sbagliare, ma grazie al contributo della Matera c'è il rimbalzo offensivo e la Vella va a depositare ultimo canestro di una frazione in cui Battipaglia non ha rosicchiato praticamente nulla. Forse rosicchierà un punto grazie all'N1 possibile per Elena Vella, e dunque il suo tabellino dice 5 per lei nel curriculum. Priolo, Stella Azzurra, Latina, per lei una gran bella trafila nelle nazionali giovanili, anche sotto la attenta e sapiente mano di Lucchesi. Jackie Gemelos intanto a 32 secondi per l'ultimo attacco di Napoli prova a essere protagonista, magari con il 7 su 9 atlet, invece brava Jackie a coinvolgere Kelsey Bone che deve lavorare, deve sportellare come solo lei sa fare, va a sbagliare. E buona la capacità di resistenza della Matera, e dunque non va Kelsey Bone. Per lei
solo 3 punti, ma lo abbiamo detto, è arrivata in settimana, davvero pochissimo tempo per allenarsi, per conoscere le compagne, per inserirsi in un campionato che davvero non risparmia le energie. Intanto la Orazzo scorribanda, zingarata fuori, lo scarico non intercettato da Clara Chichisiola, e con questo errore si chiude de facto il terzo quarto, ma ci sono comunque 4 secondi e 7 a disposizione di una Napoli che, va detto, si è un pochino seduta, ma era fisiologico, lo si poteva immaginare, cifre che restano comunque spaziali da 2,57%, 15 su 26, 7 su 14 da 3 e poi il 23 su 28 dai liberi, che fa sicuramente la differenza in una gara dove le occasioni non vanno assolutamente perse. Napoli c'è riuscita con questo 23 su 28, a Napoli che però, lo dobbiamo dire, da 3 ha cambiato palesemente passo, perché nelle prime 7 non dava oltre il 28,4%, 31 su 109, nelle ultime 7 51 su 119, 42,8%. Questa sera veleggiamo su cifre incredibili di assoluto livello, 7 su 14, quindi potete immaginare. E in proiezione, va detto, Jackie Gemelos è a 43 su 88, 49,3%, sono percentuali veramente spaziali. Ora Jackie magari ci proverà da centrocampo, ma così non è, palla per la Cinili che dovrà fare tutto dai 9 metri, non ci riesce, però era un tiro costruito, un tiro pensato, ciliegina sulla torta di una Napoli che guida saldamente la partita, guida saldamente il derby contro una battipaglia che fa il possibile, ma la gara si è già decisa nel primo tempo, anzi nel primo quarto. E dunque una partita che ha un destino già scritto, già segnato. Lo abbiamo detto, Napoli che oltre ai rimbalzi, oltre alle palle recuperate, ha costruito la sua fortuna con il tiro da tre questa sera, innegabile. E poi anche con i tiri liberi, pensiamo alla partita di Ragusa, l'ultima partita in casa, 14 su 16, quindi una squadra che anche sul piano della capitalizzazione dei falli subiti è una squadra che cresce, cresce sempre nonostante le sconfitte. Dall'altra parte lo abbiamo detto, abbiamo parlato della famosa quota 70 punti, Battipaglia non l'ha mai raggiunta se non in occasione dell'unica vittoria casalinga peraltro contro Venezia, uno scalpo di prestigio al quale però non sono seguiti altri risultati di spessore. Ci si aspettava lo scatto d'orgoglio negli scontri diretti delle ultime 3 giornate contro Broni, contro Torino, ma non sono arrivati i successi che Patron Rossini e tutta la tifoseria battipagliese si aspettavano. E quindi insomma una Battipaglia che, lo abbiamo detto, non supera il 16% da 3 nelle ultime 4, ben 48 palle perse nelle ultime 2, 26 più 22, insomma numeri che in ogni caso riflettevano quel divario che in 30 minuti abbiamo visto. E come, quintetto in campo per Battipaglia in cui si rivede Jory Davis insieme a Elisa Poricari, Marida Orazzo, la Mattera e Clara Chichisiola, Kelsey Bone in campo per Napoli insieme a Gillian Hermon, Jackie Gemelos, Sabrina Cinili e Bea Carta. Ultimi 10 minuti, discesa di tutta salute per Napoli, in cui la Diche deve semplicemente amministrare, limitarsi a governare, a gestire la partita, anche perché il vantaggio è largamente acquisito, 26 le lunghezze con Bea Carta a impostare il possesso contro Marida Orazzo, certamente la migliore di Battipaglia, l'unica che non ha davvero sfigurato. Intanto servita sotto Kelsey Bond, sportella con le sue dimensioni extra large e va a piazzare il secondo canestro dal campo. Quinto punto per Kelsey Bond. In palleggio Marida Orazzo, non si è ancora arrivati a quota 30 lunghezze di vantaggio per Napoli, può essere un obiettivo di questi ultimi 10 minuti. Intanto dal pick and roll Davis Mattera viene innescata Clara Chichisiola, primo canestro al campo per la giocatrice classe 99, per lei 5 punti in 8 minuti contro Broni, un bel contributo rispetto al minutaggio che le è stato offerto. Sabrina Cinili contro Elisa Policari, si fa largo, Kelsey Bond prova a lavorare vedendo dalla torre debole via carta, buona l'intuizione, non meno la realizzazione concreta,
La carta rischia la palla persa, ma Napoli rimane comunque in zona d'attacco con 11 secondi a disposizione. Sempre 26 punti di vantaggio per la Sacces Mapei Givova. 7-6-5-0. Il lob per Kelsey Bon, fuori per Beacarta, dentro Jackie Gemelos che batte di slancio Clara Chicchisiola. E sono 28 i punti di Jackie Gemelos. Fate 28, cari amici di LegaBasketFemminile.it e Canale 8. Tanto va a deragliare Jory Davis con la sua scorribanda, pezzo del repertorio eseguito malissimo, contro transizione di Napoli che però vuole in realtà ragionare, aspetta l'arrivo di Kelsey Bon, che sarà una frazione importante per coinvolgere la lunga, ma Beacarta forza dall'arco anche in virtù delle sue ottime credenziali di carriera e stagionali. Il rientro difensivo non eccellente di Napoli, tutta sola la Policari da tre, ma va a sbagliare. Già un minuto e mezzo è trascorso di questa quarta frazione, che ha ben poco da dire se non alcuni dettagli, soprattutto Kelsey Bon, come concluderà questa partita e magari ritoccare alcune cifre interessanti. Sabrina Cinili si fa largo, Gillian Hermon, attacco un po' fermo, altro alto basso sull'asse Cinili-Hermon, il semigancio di Gillian Hermon, tecnica purissima e ventello assicurato per la neozelandese. Intanto Kelsey Bon ritorna in panchina, per lei questa sera comunque un assaggio da 10 minuti circa di impiego, sono 9 per l'esattezza, 9 e 20 secondi grazie alle statistiche live. Insomma, comunque un assaggio c'è stato, comunque 5 punti sono arrivati, comunque si è vista una giocatrice che, nonostante i piccoli problemi, le botte, i contatti, ha voluto onorare la maglia in questo debutto in maglia diche. 30 le lunghezze di vantaggio grazie al semigancio di Gillian Hermon, questo più 30 cercato, voluto con grande forza. 8-0-5 più 30 Napoli. Palleggio sul lato dell'Aurazzo, uscita di Jory Davis, pronto il blocco della Matera, ma si butta dentro Jory Davis, e questo è davvero il pezzo forte di un repertorio che viene stavolta eseguito alla grande. Intanto c'è infrazione di doppio palleggio e dunque palla persa banale di Napoli, ma possiamo dirlo, la prima stupidaggine dopo 32 minuti e 7 secondi, insomma. Non si può pretendere proprio la perfezione, stiamo parlando di giocatrici di grande classe, ma non sono giocatrici perfette, qualche piccolo errore, un minimo di umanità c'è sempre e lo possiamo vedere, anche le migliori possono sbagliare qualche volta, soprattutto con 30, con 28 punti di vantaggio. Il palleggio ancora di Jory Davis, che si mette in ritmo, altro jumper, e beh, è entrata in ritmo un po' tardino forse la nostra Jory, è un po' troppo tardi probabilmente. Intanto quarto punto consecutivo per lei, giusto per affinare il tabellino. Grande zingarata della Gemelo, Spennett le scarica per Beacarta, extra pass per la Cinili che in realtà vuole ragionare, pronto il consegnato ancora per Jackie Gemelo contro la Chicchisiola, si mette in ritmo dal palleggio Jackie, poi va da Gillian Hermon in punta, si butta dentro, teardrop che non approfitta appieno della dolcezza del ferro del Caravita, rimbalzo in favore di Battipaglia della Policari, ma intercetta ancora Jackie Gemelos, c'è la carta, quindi al rimorchio Nene Diene, arriva anche Gillian Hermon, poteva essere servita, ma Beacarta vuole ragionare. 7-0-3 alla conclusione di una partita che davvero, a parte i primi minuti, non c'è più stata. Pronto l'assist della Hermon per Nene Diene, fuori per Jackie Gemelos che spara da tre, ma la mano si è un po' raffreddata rispetto al mirabolante primo tempo. Rimbalzo della Matera, controllato dalla Matera e dalla Policari, quindi ancora Jory Davis che batte Jackie Gemelos, pick and pop con la Matera, fuori sul perimetro per la Policari che arma la mano di Clara Chicchisiola, seconda tripla per la giocatrice ex Marghera. 80-57, rientra parzialino di 7-0 di Battipaglia, che davvero merita un plauso, soprattutto perché non ci sta una imbarcata pesante che comunque arriverà in qualche modo. 6-19, Napoli che ha sicuramente allentato un po' le maglie, mollato un po' la presa, ma tant'è. 6-19, si resta comunque in attacco, la Hermon fuori per Beacarta, si prova anche a sperimentare qualcosina, qualche soluzione, si butta dentro Bea e appoggia, ma quando serve la concretezza Beacarta risponde sempre presente con il suo quinto punto. 6-0-5, ancora la Davis, ma questa volta è veramente un airball la sua parabola, non tocca neanche il primo ferro del pala Calavita, e belle comode si godono lo spettacolo Dubi Dacic e Pepo Gonzales, insomma il valore aggiunto Dubi Dacic nei impegni contro Ragusa e Schio, nonostante i problemi che un po' l'attanagliano, c'è stata e come,
davvero un'addizione inaspettata, ma conoscendola Dubi è sempre fatta così. E Sabrina Cinili va a ricevere, uscita di Jackie Gemelos che vuole provare a toccare il clientello, lob per la Diene da parte della Hermon, ribaltamento per la carta, schiacciato per la Cinili, grande circolazione con Jackie che attacca al centro dell'area, il teardrop però è lungo, rimbalzo della Davis, ma Jackie Gemelos è attenta in difesa, non rientra subito e fa bene perché complica un po' la vita a Jory Davis. In palleggio va con Clara Chicchisiola sul lato destro, ottima la presenza difensiva della Diene con la carta che schiaccia in contropiede per la Gemelos, rischia di perdere la maniglia Jackie, ma poi vede a rimorchio la Diene, servita la Hermon fuori per via carta, piedi a posto da tre, beh, a carta, nuovo più 25, nuovo più 28 per Napoli, 8-5-5-7. E questa Napoli non si accontenta mai, ma mai, 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 proprio mai. Ottavo punto di Bea per una partita che dall'arco davvero mostra delle cifre di livello assoluto, di livello spaziale. Napoli viaggia in questo momento a 8 su 17 da 3, si sfiora il 50%, ma non siamo nel primo quarto, stiamo parlando di 35 minuti quasi di gioco trascorsi qui a Cercola, con una Napoli che però è famelica, è una Napoli assetata di punti, è una Napoli che brama la vittoria, che ormai sta per arrivare e cominciando già a ragionare, mentre alla sinistra è la nostra postazione, coreografia inscenata dai ragazzi del Tantan Basketball. L'abbiamo detto, questi ragazzi guidati da una colonna del basket napoletano bolognese come Massimo Antonelli, che tanti di voi conoscono, la loro battaglia per lo Ius Soli, per il diritto di cittadinanza di chi vive in Italia, di chi è nato in Italia, vive in Italia, parla l'italiano, è perfettamente integrato, la possibilità per loro, grazie a una deroga federale, di disputare il campionato Under 14 regionale, è stata davvero la vittoria in una battaglia di civiltà a cui però dovranno seguirne molte altre, perché al momento questo diritto non è garantito a tutti, è un privilegio, ecco, bisogna fare in modo che non sia più un privilegio, il messaggio dello sport, del basket, ed è il messaggio che lancia, anche se per via indiretta, Jackie Gemelos che tenta questa recuperata a 5-0-8, e questi sono tanti piccoli segni, tante piccole spie di una squadra che c'è sempre, c'è con la testa e si avvia anche a questo spicchio conclusivo di stagione regolare assai favorevole alle sorti della Dike. Ci sono tre sfide tutte alla portata e poi le approfondiremo. Intanto Battipaglia circola per linee esterne con la Policari, però si ferma un po' tutto, quindi si butta dentro la numero 10, avrebbe potuto far meglio magari anticipando questa intuizione, errore della numero 10, 4-48, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita con l'uscita di Nene Diene, quindi palla a Bea Carta, chiamava palla la Gemelos, quindi l'uscita di Sabrina Cinili, ancora Jackie estremamente dinamica dal punto di vista offensivo, linea di fondo della Hermon che vede Nene Diene in avvicinamento, possiamo dirlo, la miglior partita stagionale di Nene Diene a quota 7. Ha sentito sempre il fiato sul collo questa ragazza e ora con semplicità, con umiltà si sta facendo largo e sta riuscendo. Ed eccola lì, dietro Bea Carta, dietro Jackie Gemelos, ma Jackie vuole appoggiare e riesce per il suo 29esimo punto personale. Il trentello è un passo, 4-0-5, anzi 4-0-3 sul cronometro, ormai l'orologio di questa gara scorre veloce, velocissimo. Altra transizione con Napoli a segno, Bea Carta con il suo gancetto mancino non si smentisce mai. Decimo punto, una Napoli veramente trionfale, 34 le lunghezze di vantaggio a 3 e 40. Davvero non sappiamo quando sia iniziato questo garbage time, mentre la Davis sbaglia ancora e Napoli ci si invola in transizione, intercetta però la Policari sulla strada di Jackie Gemelos, tanto frena tutto Nene Diene in difesa con il fallo ai suoi danni e in favore di Maria Dorazzo. Intanto Chiara Pastore pronta a rientrare Flavia De Cassano al posto di Bea Carta e Sabrina Cinili, insieme entrambe protagoniste di un successo largo, di un successo convincente, di un successo che abbiamo detto apre la porta a un frangente conclusivo di calendario assai interessante per Napoli, soprattutto per come si potrà risistemare la classifica
come si potrà assestarla su binari accettabili e consoni a livello di questa formazione. Il palleggio intanto della Miletic, che nel frattempo è rientrata in campo, si ferma e quindi decide di alzare la parabola. Palla sputata dal ferro, non troppo dolce a dire il vero questa sera del Caravita di Cercola. Il palleggio sul lato di Jackie Gamero, si profila il pick and pop con Gillian Hermon, che quindi mette palla a terra, si butta dentro, poi vede l'uscita di Flavia De Cassana ancora in punta per Gillian, che chiamava l'uscita di Chiara Pastore, la capitana, deve combinare qualcosa. A 6 secondi altra uscita della Diene, che affronta la André sfidandola in sospensione, autentica mattonata per dire al gergo del playground, rimbalzo controllato da Battipaglia, ma la André non ha il sufficiente tempismo, palla persa di Battipaglia, una Battipaglia che non ha potuto contare sulla André delle migliori occasioni. E ora altri cambi, il gaucho Alejandra Cesta rileva una Nene Diene semplicemente sontuosa, c'è anche l'abbraccio di Nino Molino, i gimme five di tutti i compagni, dello staff tecnico, l'abbraccio di Biacarta, ampiamente meritato per una partita da incorniciare. Jackie Gamero sfidata da tre e va a segno, e va a segno con una parabola che la consegna agli almanacchi, 32, fate 32 con un sensazionale 7 su 10 da 3, 2,26 più 37 per Napoli, che proverà a questo punto a toccare quota 40, 2,20 il lob per Landré, che di cattiveria va a subire il fallo cogliendo anche impreparata Flavia De Cassan. E dunque la André ora cerca di salvare anche un po' la faccia in una partita che davvero l'ha vista fuori in tutto e per tutto. Ed esce Jackie Gemelos e anche la nostra troupe si concede un applauso. Siamo sicuri che l'applaudiranno anche Francesco Cecere, presidente dei Talitacum, sempre pronti a osannare, a tifare per le ragazze in orange, ovviamente padre Cosimo Pagliara di Caivano, che ci seguono sempre con grande affetto. Il palleggio intanto della Miletic, che in sospensione va a piazzare qui la tecnica balcanica, sa sempre il fatto suo. Nono punto per Lea Miletic, ora affinano un po' tutto il tabellino, ultimi due giri di lancette in questa partita che, lo abbiamo detto, a parte i primi 5 minuti non ha avuto storia, a zona in questo momento. Vediamo Battipaglia, Chiara Pastore in palleggio, fa trascorrere i secondi, possibile pick and pop con Alejandra Cesta, è suo il tiro da tre, ma purtroppo non va, sarebbe stato il 97esimo. Napoli cercherà di arrivare a quota 100, l'ha meritata questa quota 100, sarebbe bello chiudere in tripla cifra questa partita. Scorribanda della Davis, lunga, abbondante, ma intanto c'è il fallo commesso in attacco da parte di Battipaglia, che dunque inizia gli ultimi 95 secondi di gara in difesa. Tanto rientra Sabrina Cinili e si accomoda Gillian Hermon al termine davvero di un'altra partita sontuosa, forse meno vistosa per quanto fatto sul campo, ma ci sono sempre 20 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, scusate se poco, con 35 di valutazione è comunque la migliore per Napoli in casa. Napoli, Chiara Pastore manovra fuori con Beacarta, si poteva chiudere il triangle con Alejandra Cesta, ma non si riesce, ed ecco il backdoor di Sabrina Cinili, ma c'è il recupero da parte di Battipaglia, attenta in difesa, sarebbe dovuta esserla molto di più quando contava, quando serviva, ma tant'è. 1:06, entriamo negli ultimi 60 secondi di questa partita, dopo la quale Napoli farà visita a Broni, dove c'è la neo arrivata Shatilla Van Grinsven, quindi il 3 febbraio a Vigarano contro Batabe Trebez, le due torri da 23 rimbalzi in due, e poi il 18 febbraio per chiudere la stagione regolare farà visita a Torino al Pala Einaudi di Moncalieri. E poi Battipaglia invece, calendario molto più complesso, perché ci sarà il confronto domenica prossima proprio con le altoferraresi di Vigarano, quindi il 3 febbraio trasferta al Taliercio contro Venezia, quindi chiusura il 18 febbraio contro Ragusa. Intanto ci fa tanto piacere rivedere Kelsey Bond sul parquet per chiudere al meglio, vuole esserci fino alla fine, vuole arrivare almeno a 10 minuti di utilizzo, e questo è un obiettivo raggiunto. Si prova il pick and roll con Beacarta, si resta fuori con Sabrina Cinili, che non chiude il triangle, va di linea di fondo, ma lo scarico non è ottimale per Alejandra Cesta, palla persa di Napoli, ma stiamo parlando della quinta palla persa nella partita a fronte di 15 recuperi. 36 secondi, probabilmente l'ultimo attacco di una Battipaglia che potrebbe fermarsi a 59, a 61 oppure a 62. Intanto si muove con decisione
la Laura Cremona, classe 2000, per lei spicchio di partita, rimasugli di una sfida che Napoli consegue con pieno merito, conquista con la forza di tutte le sue armi, di tutte le frecce nella sua faretta. Intanto Flavia De Cassan prova a iscriversi al referto, brava, con la giusta cattiveria si butta dentro nel traffico e andrà anche in lunetta per eliminare la virgola dal suo punteggio personale. E intanto ribadiamo un po' i parziali: 11 di Sabrina Cinili, 20 di Gillian Hermon, 32 di Jackie Gemelos, 11 per Bea Carta, e ora arriva anche il punto di Flavia De Cassan, che si aggiunge ai 9 di Nene Diene, ai 6 di Chiara Pastore, ai 5 di Kelsey Bon. Non arriva il secondo purtroppo, tanto va a impostare la Orazzo per una Elena Sasso in colore anche per lei, davvero qualche piccolo scampolo di gara, ma una gara che Napoli ottiene davvero con grande merito. Prova a piazzare l'ultimo canestro Lea Miletic, così è, a dire il vero avrebbe potuto anche risparmiarselo, ma conquista la doppia cifra e dunque finale ampiamente scontato in quanto a vittoria, perché vittoria è in favore di Napoli, ma non con queste proporzioni. 9-5-6-1 i parziali, 26-10, 29-18, 19-20, 21-11 da una parte, i 32, sottolineiamo 32, con 7 su 10 da 3 per Jackie Gemelos, i 20 con 5 su 11 dal campo, 10 rimbalzi e 4 assist di Gillian Hermon, gli 11 di Bea Carta, i 9 di Nene Diene, i 6 di Chiara Pastore, i 5 in 10 minuti di utilizzo per Kelsey Boone, e anche il punticino per Flavia De Cassan. Dall'altra parte i 17 di Jory Davis, troppo incostante, i 15 di Marida Orazzo, i 9 di Lea Miletic, i 6 di Olvis André, certamente la delusione di questa gara, i 2 di Elisa Policari, i 5 di Clara Chichisiola e i 5 di Elena Vella. Prossimo appuntamento in casa il 3 febbraio contro Vigarano, ora si fa visita a Broni per approfittare di una porzione di calendario che può rilanciare la classifica di Napoli. Ed è tutto dal Palla Caravita di Cercola, 9-5 Napoli, 6-1 Battipaglia. Vi giungo il più cordiale saluto da parte di Davide Occella, buon basket a tutti.